Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Johnny 8. Allora, premessa iniziale, non sarà un video dove andremo a scannarci se ce l'ha più lungo Xbox Series X o se ce l'ha più lungo PlayStation 5. No, odio la console war. Per me nessuna delle due deve vincere, per me devono vincere entrambe, perché se vincono entrambe vuol dire che vincono i videogiochi, ragazzi. Ovvero la nostra passione che non si può dividere dal colore blu o dal colore verde, no, assolutamente, perché entrambe hanno da offrirci cose che l'altra non ci offre. Quindi mi raccomando ragazzi, continuate a seguire con me questo video, iscrivetevi al mio canale se volete e in descrizione potete trovare anche i link alle mie pagine social. Allora ragazzi, direi di partire dalla cosa più classica, ovvero la forma. Perché si sa, il fattore forma può essere una cosa che va a determinare la nostra scelta. In base a cosa? In base allo spazio che abbiamo disponibile per posizionare la nostra console. E anche magari in base ai gusti, perché c'è chi in casa non vuole una cosa astronomica fatta tipo spaziale, tipo astronave come la PlayStation, ma vuole una cosa più sobria e naturale tipo Xbox Series X. Quindi, cosa dobbiamo vedere? Le dimensioni. Le dimensioni, Series X ha delle dimensioni molto più contenute, dove si sviluppa un rettangolo in altezza, come potete vedere, molto piccola, molto, diciamo, contenuta, più facile da piazzare in qualsiasi posto. Mentre per PlayStation 5 le cose cambiano un po', perché come potete vedere già, mettendole anche proprio vicino, le dimensioni sono molto più importanti. Sia in altezza, ma soprattutto in larghezza, ragazzi. Soprattutto in larghezza, perché come vedete è un bell'affare. È un bell'affare PlayStation 5, non lo metto in dubbio. Ha dalla sua che si può, spostando la basetta, andandola a staccare, questa basetta rotonda che vedete sotto, la possiamo anche mettere in orizzontale, ragazzi. Ma comunque sia, anche andandola a mettere in orizzontale, le dimensioni sono importanti. Quindi il fattore forma è tutta una questione di gusto personale, come tutto il resto anche tra l'altro, però questa cosa qua è una questione di gusto personale e anche di spazio in casa. Allora, vediamo velocissimamente i controller, ragazzi, perché mai come questa volta può essere un fattore di forma veramente fondamentale, perché Microsoft non ha fatto sconvolgimenti grossi, perché il suo controller è già pressoché perfetto così com'è, parlando di impugnatura e comodità tenendolo in mano mentre andiamo ad affrontare le nostre sessioni di gioco. Cosa ha fatto Microsoft? A livello interno pochi cambiamenti, se non magari dei miglioramenti sull'input lag che ha un controller quando voi premete un tasto, quello che succede a schermo è andato a ridurre praticamente quel tempo là, che già era impercettibile, ma adesso lo è ancora di più. Lato estetico è andato a mettere, intanto a fare una scocca più uniforme del precedente controller, è andato a mettere delle parti più ruvide sulle impugnature posteriori e sui grilletti LT ed RT, e questo rende il tutto meno scivoloso e più, diciamo, e più lo sentiamo più in mano, più stretto, che non scappa via in mano. E ha fatto ciò anche sulle levette analogiche, ragazzi. Ha migliorato un pochino anche la croce direzionale, come vi ho già fatto vedere anche in fase di unboxing, andandola a rendere un unico tasto praticamente, non diviso, ogni freccetta divisa a sé come è sempre stato, ma andandola a rendere un unico tasto, un po' come è successo con il controller Elite per chi lo ha visto e provato. Quindi non troviamo sostanziali differenze, perché è già un buon controller di suo. Sony invece dal canto suo ha saputo stupirci con questo controller, perché come ve ne ho già ampiamente parlato nel video sullo speciale del DualSense uscito qualche giorno fa, ragazzi, Sony, oltre che a migliorare l'impugnatura, che devo dire che al contrario di DualShock 4, che risultava un pochino piccino in mano, un po' strano, o almeno per me è sempre stato così, questo qua sono andato ad allargarlo un pochino, ragazzi. Lo hanno assottigliato nelle impugnature e sinceramente a tenerlo in mano è migliorato tanto, e lo trovo veramente veramente comodo, diverso da quello di Xbox, ma una diversità comoda altrettanto a quella. Poi ovviamente sappiamo che non sono solo cambiamenti e novità a livello estetico quelle di Sony, sappiamo benissimo che Sony ha voluto adottare un feedback aptico, ragazzi, che ci va a regalare delle sensazioni mai viste prima con un pad alla mano. Andate a vedere lo speciale appunto che ho dedicato al controller, dove vi faccio vedere e vi spiego un pochino meglio
tutto quello che ci può regalare. Riassunto brevemente anche per questo video, diciamo che vi posso fare un esempio così magari più veloce possibile. Voi chiudete gli occhi, state giocando con DualSense in mano, lui grazie alle sue vibrazioni, pulsazioni e effetti sonori, a occhi chiusi riuscirete a capire su quale superficie state camminando, correndo, rotolando o gareggiando, eccetera eccetera. Ragazzi, è un qualcosa di fantastico che è anche difficile da spiegare a voce senza farlo provare. È veramente difficile, perché l'unico modo per capirlo è provarlo, e anche io infatti ne avevo sentito parlare ovviamente nelle varie presentazioni di Sony che ha fatto e sui vari siti, però non si capiva bene, si diceva vabbè, questo feedback aptico cosa sarà, come sarà. Una volta provato ci rimani veramente stupito. E in più abbiamo anche dei grilletti adattivi a cosa? A un ritorno di forza, diciamo, un po' quello che si vede sui volanti Force Feedback, ovvero questo ritorno di forza. Più o meno è una cosa così, ragazzi, detta un po' grezza, ovviamente. Tipo, magari andiamo a sparare con l'arco, andiamo a fare qualsiasi altra cosa con i grilletti, a sparare con un fucile, ci ridarà un ritorno di forza e saranno più duri da premere in base a quello che stiamo facendo. Quindi, ragazzi, questo qua, dopo la forma, potrebbe essere un fattore di scelta veramente decisivo, perché se puntiamo ad avere solo una console delle due, se si vuole provare tutte queste cose qua, dobbiamo andare per forza su Sony, perché al momento su Microsoft non la troviamo. Ovviamente il mio consiglio è sempre quello di, se possiamo, prendiamole entrambe. Se possiamo e vogliamo, naturalmente, perché almeno non ci perdiamo niente di quello che ci può offrire sia una che l'altra. Allora, veniamo quindi al fattore forse più determinante nell'acquisto di una console, nella vostra scelta, ragazzi, ovvero i giochi disponibili solo su una o sull'altra console. Facciamo una piccola premessa: su Xbox Series X alcuni giochi sono disponibili anche su PC, grazie, come saprete bene, a Xbox Game Pass o a Xbox Play Anywhere. Quindi in questo video ne parleremo come se voi non siete interessati o non avete un PC. Allora, su Xbox possiamo trovare giochi tipo in esclusiva, tipo Gears of War, tipo Forza Motorsport, il gioco automobilistico, oppure il suo spin-off Forza Horizon, oppure possiamo trovare giochi del tipo Sea of Thieves. E poi c'è una cosa importantissima da sapere. La cosa importantissima è che Microsoft questa estate ha, con una notizia bomba, stupito tutti, comunicando che ha acquisito tutto il gruppo Zenimax, ovvero Bethesda Softworks e tutto il gruppo Bethesda in sostanza, per l'enorme cifra di 7,5 miliardi di dollari. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che Microsoft adesso possiede giochi del tipo tutta la saga di The Elder Scrolls, ragazzi, vari Oblivion, Morrowind, Skyrim e tutti quelli là, e possiede giochi tipo Fallout, ragazzi, Doom, Quake, la serie di Wolfenstein, quindi insomma ne possiede parecchi, e non sappiamo ancora se diventeranno prima o poi delle esclusive. Ora, il presidente di Microsoft ha detto che non vogliono togliere quei giochi alla PlayStation, alla Sony, ragazzi, però non si sa di preciso, non si sa. Quello che vuole, quello che lui ha detto che vorrebbe, è che ovviamente su Xbox arrivino prima che sulla console Sony, quindi magari con delle esclusive temporanee e soprattutto con contenuti in più rispetto alla concorrenza, ragazzi. Quindi non lo so, questo qua potrebbe essere un fattore importante, e io su questa cosa non so cosa pensare, perché sinceramente mi pare strano che Microsoft spenda così tanti soldi per poi magari andare a vendere i suoi prodotti anche alla concorrenza. Mi sembra una cosa strana. Sì, può funzionare il fatto dell'esclusiva temporale e dell'avere più contenuti in casa propria, però che vada a vendere così i suoi prodotti alla concorrenza, non lo so, sicuramente hanno le loro buone ragioni che noi semplici umani non possiamo capire, non essendo nel loro giro di marketing. Quindi non lo so, anche questa potrebbe essere una scelta che ci può aiutare nell'acquisto di Xbox Series X, in prevenzione al futuro di quello che succederà, perché se dovrebbe decidere di renderle esclusive
permanenti su Xbox o magari anche PC, chi non compra un Xbox si perderà dei grandi titoli, perché basta vedere Fallout 4 e Skyrim, per esempio, per mangiarsi le mani non potendoci giocare. Quindi la scelta sta a voi anche qua. Ovviamente, come ho consigliato prima e come consiglio anche ora, il mio consiglio è: se potete, non scegliete una sola console, ma se siete appassionati di videogiochi, sceglietele entrambe. Passiamo adesso dal lato Sony. Lato Sony sappiamo che ci regala dei giochi in esclusiva molto, molto apprezzati dalla gente, giochi a livello cinematografico che ci regala solo Naughty Dog, ragazzi. Mi sto riferendo alla saga di Uncharted o al recentissimo anche The Last of Us 2, il seguito del primo The Last of Us, che sono dei giochi fantastici. Oppure magari un gioco tipo God of War, per chi l'ha giocato su PlayStation 4, dovrebbe anche uscire a breve una patch di adattamento su PlayStation 5 con qualche miglioria grafica e nel frame, ragazzi, come in tutti gli altri giochi. Quindi anche PlayStation dalla sua ha tanti giochi, o il più recente Ghost of Tsushima, ragazzi. Mi verrebbe da citare anche Horizon Zero Dawn, però come sappiamo il primo, a distanza di qualche anno, poi è uscito anche su PC, quindi probabilmente potrebbe succedere la stessa cosa anche con il nuovo Horizon Zero Dawn Forbidden West, quello che uscirà, non so se nel 2021 o nel corso del 2022, ancora questo non lo sappiamo di preciso. Mi sembra che al momento la data indicata sia 2021, però non si sa mai. E insomma, ci regala questi giochi qua, ragazzi. Anche il lato automobilistico Sony ha del suo, perché come scordarsi di GT, ragazzi, di Gran Turismo. E anche qua è stato annunciato con la presentazione di PlayStation 5 un mesetto e mezzo, due fa ormai, e GT7. Quindi anche qua abbiamo un discreto gioco di corse automobilistiche, che sì, diciamo, vabbè, ma se non gioco GT gioco Forza, e se non gioco Forza gioco GT. Sono giochi differenti, perché chiaramente se abbiamo un Xbox non possiamo passare ore e ore a prendere le patenti su Gran Turismo, ragazzi, che sappiamo benissimo che è una delle sfide che tanti aspettano quando esce un nuovo GT, ovvero andare lì a farmare per ore sulle piste per cercare di prendere la patente oro in tutte le categorie. Quindi non lo so, ragazzi, anche qua vale lo stesso discorso che ho fatto due minuti prima: se potete, non limitatevi ad una console, ma cercate di prenderle entrambe, se non insieme, se prima una o l'altra, ma magari nel giro di qualche anno di recuperarle entrambe. Quindi non lo so, ragazzi, alla fine la scelta spetta a voi. Io spero di avervi indicato un po' la via con questo piccolo video riassuntivo su quello che può offrire Xbox Series X e PlayStation 5, e spero soprattutto, ragazzi, di aiutare le persone a non credere nella console war. Basta veramente, basta fare del male a PlayStation, basta fare del male a Xbox, ragazzi. Xbox Series X è una bella macchina, PlayStation 5 lo è altrettanto. Non possiamo dire: io c'ho PlayStation, vaffanculo Xbox, non la voglio, e chi prende Xbox non capisce nulla, e viceversa. Non possiamo dire: io c'ho Xbox e chi prende PlayStation non capisce nulla. No, chi non capisce nulla, ragazzi, siete solo voi che alimentate questa console war inutile. Ovviamente non sto facendo riferimento a Nintendo in questo video, perché Nintendo al momento non ha lanciato una console next gen, stiamo parlando solo di queste. Perché tra l'altro ho anche Nintendo in casa, perché ovviamente non avendo Nintendo mi perderei giochi tipo The Legend of Zelda, ragazzi, oppure il classico Super Mario. Come si fa a perdersi dei piccoli gioiellini così? Come si fa? Non si può. Quindi, per favore, ragazzi, aiutatemi a spargere la voce, che già spero lo facciate, che la console war non serve veramente a niente. Perché chi ama i videogiochi come me, come voi, se mi seguite, eccetera, eccetera, non si ferma al semplice fatto di prendere una console e denigrare l'altra. No, se può, le prende entrambe, perché chi gioca a The Last of Us deve giocare anche a Gears of War, oppure ad Halo, ragazzi. Poi, che o uno abbia una preferenza su PlayStation o su Xbox, meglio The Last of Us, meglio quello, meglio quell'altro, quello non ci sono dubbi, però non si può dire che se si prende una console se ne prende una e l'altra fa schifo, non la prenderò mai. Poi, se lo volete fare, fatelo pure, cavoli vostri, che vi perdete dei grandi titoli da entrambe le parti. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, scusate lo sfogo personale, ma quando ci vuole. Mi raccomando, se volete continuare a seguire con me la next gen, la current gen e tutto il resto, iscrivetevi al mio canale. In descrizione potete trovare anche i link alle mie pagine social. Ciao ciao!